Il Presidente della Repubblica è giunto a Firenze per onorare una luminosa figura della nostra storia, Lorenzo de' Medici. E a Palazzo Strozzi, con Donna Ida Einaudi, visita la mostra allestita per il quinto centenario del Magnifico. Poeta, adunò attorno a sé opere e uomini di genio. Il Botticelli nell'Adorazione si fa anche poetico cronista di quell'età. Mette tra i devoti il proprio ritratto e quello del Magnifico, e quello di Cosimo. La Pallade col centauro del Botticelli ancora ricorda la poesia del Poliziano, altro amico di Lorenzo. Questo ritratto viene dalla corte di Svezia. 10 nazioni partecipano alle onoranze. Una galleria di capolavori. Questa statua è del Civitali. E questi sono di Benedetto da Maiano. Rinfrescano la loro giovinezza commemorando l'uomo che li vide nascere. Un'altra delle visite di Einaudi è dedicata alla mostra artigiana che presenta gli esempi di questa attività in cui l'Italia accoppia sapienza a immaginazione. Cofani e ninnoli. E la paglia di Firenze evocatrice di grazia e di giornate solari. E le maschere del nostro antico teatro che immobilizzano qui la commedia dell'arte. E le sculture nel cristallo, grandi gemme modellate. Stoffe dipinte a mano che aggiungono al gusto del tessuto il pregio dell'esemplare unico. E perfino paralumi da acquario, salotti per pesci, mentre a illuminare le cascate ci pensa ancora il sole.